Buonasera, ben ritrovati a Viola Express, il giorno della consegna della panchina d'oro a Sarri, ma protagonisti di giornata i vari nomi accostati alla Fiorentina, soprattutto Eusebio Di Francesco, ma ce ne parla la copertina di Fabio Ferri. Vujadin Boskov, pittoresco e indimenticato allenatore passato alla storia per i suoi successi alla guida di Real Madrid e Sampdoria, oltre che per le sue frasi ad effetto, una volta dichiarato: gli allenatori sono come i cantanti lirici, sono molti e anche bravi, ma soltanto due o tre possono cantare alla Scala di Milano. La panchina d'oro di quest'anno conferma il pensiero del compianto tecnico, ma sposta il terreno di discussione dalla Scala di Milano al Teatro dell'Opera di Firenze. Già, perché sebbene anche l'Inter stia valutando il futuro della propria panchina, quello del toto allenatore ormai è un ritornello che impazza nella Firenze calcistica. In principio l'amore fu giurato a Sarri, proprio oggi premiato dai colleghi con la panchina d'oro e, fino al 2020, legato al Napoli e al suo vulcanico presidente Aurelio De Laurentiis. A spingere i viola verso Sarri potrebbero essere però solamente le eventuali frizioni con il sopracitato De Laurentiis, visto che per ingaggio e status ormai l'ex tecnico dell'Inter è lontano dai parametri viola. Dopo il nome di Sarri, così si sono fatti quelli decisamente più accessibili di Giampaolo e Maran, entrambi ancora a caccia dell'occasione della carriera, entrambi sprovvisti del sex appeal da grande allenatore, ma ambedue portatori sani di bel gioco e risultati. La scelta dell'allenatore è però una decisione importante. Il tecnico è testata d'angolo di ogni progetto calcistico e allora sembra di tornare indietro ai tempi della democrazia cristiana, quando l'idea comune del partito era quella di comandare, ma le correnti interne spingevano ognuna verso una direzione diversa. Nel partito del post Sosa, così, ci sono più correnti: c'è quella dei duri, che vorrebbe un allenatore col piglio del guerriero come Juric, c'è quella dei nostalgico sognatori, che vorrebbe il ritorno in viola di quel King Claudio Ranieri, oggi premiato con una panchina d'oro speciale per l'impresa alla guida dell'Leicester City. C'è poi la corrente dei guardiolisti, che in pieno stile Barcellona prediligerebbe la promozione di un interno come il mister della primavera Guidi, oppure il ritorno dell'ex tecnico Gigliato Semplici, oggi premiato con la panchina d'oro di Lega Pro e protagonista di una stagione da incorniciare in Serie B con la sua SPAL. Il nome più caldo, però, ad oggi è quello di Di Francesco, pure lui molto bravo e finito terzo alle spalle di Sarri e Allegri nella classifica della panchina d'oro. Oggi il tecnico del Sassuolo, legato ai neroverdi da un contratto e da una clausola da oltre 3 milioni, è stato avvistato mentre discorreva con Corvino, magari, di un futuro in viola. Molti e molto bravi gli allenatori accostati alla Fiorentina, e se oggi, più che la Scala di Milano, affascinano gli studi TV di Sky, è ora di far partire i provini per capire chi tra questi allenatori ha l'X Factor. E ben ritrovato a Leonardo Petri. Salve a tutti, buonasera. Facciamo i complimenti quantomeno per la vittoria innanzitutto contro il Brescia e poi insomma è già matematica la Champions League, lo scudetto è sempre più vicino. Sauro Fattori, piacere, tecnico buonasera. Della Fiorentina Women, buonasera. Vogliamo un sorriso Fattori? Io sorrido, ci mancherebbe altro. Questa è la mia. Marco Roccati, bentornato. Ciao, buonasera. Giulio Dini, benvenuto, ce l'abbiamo fatta ad averti in studio, insomma, avvocato, direttore sportivo, consulente di professionisti della Serie A, qualcuno anche in particolare se vuole magari ce lo svela. Con noi anche il Viola Club Conversano Puglia, il presidente Luciano, ma non solo, quindi insomma avremo modo anche di conoscere meglio il Viola Club che torna a trovarci, insomma un Viola Club poi in Puglia non è certo così usuale. Iniziamo commentando la copertina di Fabio Ferri, l'X Factor del prossimo allenatore, il posto Sosa, chi ce l'ha? Temo ce l'abbia Di Francesco. Perché credo sia il grande favorito, perché non è un allenatore che mi fa impazzire, non era il mio preferito, però spero che se verrà a Firenze farà benissimo, faccia meglio di Paolo Sosa, meglio di Montella, meglio di tutti quelli che lo hanno preceduto, però non è l'allenatore che avrei scelto io e questo mi preoccupa, intendendomene io molto di calcio. Perché chi avresti scelto? Io? Sì. Io sicuramente Leonardo Semplici, ma senza nessuna discussione. Penso che se lo meriti, penso che sicuramente la situazione della Fiorentina e di Firenze il prossimo anno
si addia più ad un allenatore come lui e a un allenatore come Di Francesco. Mi viene da ridere quando sostengono che Di Francesco c'ha più esperienza, credo, cioè, semplice, allena da una vita, ha vinto in tutte le categorie, conosce l'ambiente di Firenze, quindi non vedo perché Di Francesco è considerato o comunque debba essere preferito a Semplici. Però credo che arriverà Di Francesco, anche perché lo hanno avvistato a mettere il curriculum nella setta della Posta e Corvino, e quindi mi auguro Di Francesco, però molto dipende, a prescindere dall'allenatore e dalla squadra che gli faranno. Vediamo allora il video. Perché se deve allenare Milic, Di Francesco avrà un problema a sinistra. Io vedo già fattori che ti guardano in modo strano. No, fattori la pensano come me. Diciamolo da lui eventualmente. Io continuo a dire che io sulla prima squadra e sulle scelte non mi esprimerò mai, perché non rientra nelle mie competenze. Roccati? Ma credo anch'io che Di Francesco sia quello, diciamo, che sia il traguardo più raggiungibile, meglio collocato per quello che riguarda la possibilità di un'eventuale panchina. Poi di Semplici non credo che sia questo il momento, anche perché a Ferrara ancora un percorso lungo, e penso che se riuscisse nel traguardo di centrare con la SPAL questa promozione, perché poi a Ferrara hanno anche questo presidente ha una tradizione, quindi credo che voglia portare l'allenatore in Serie A con la squadra. Però su questo risponde, posso integrare? No, facciamo. No, prima vorrei ascoltare Giulio, perché insomma dirà di tutto, poi Di Francesco è un nome che ritorna, non è certo la prima volta che viene accostato alla Fiorentina. Ma volevo sentire Luca, così cercavo di contraddirlo su tutta la linea. No, dicevo che su Semplici dovesse venire in Serie A con la SPAL, poi il rischio grosso è che se rimane lì e non gli fanno la squadra, poi c'è stato Oddo, c'è stato Stellone a Frosinone, c'è stato Castori al Carpi, cioè non vorrei che si bruciasse di più a restare alla SPAL che andare in una squadra di un livello diverso. Vabbè, questa è la mia sì, lo so, queste sono valutazioni inevitabili, difficili da fare, ma so. Se in lotta per il traguardo della Serie A devi mettere in conto questo. Leonardo adesso sta trattando con la SPAL il rinnovo, giustamente, e giustamente pensa a questa possibilità. Per quello che riguarda Di Francesco, io non sono d'accordo sull'idea che l'allenatore debba essere per forza un profilo da, nel senso che ci vuole un allenatore che abbia un'esperienza, ma che soprattutto abbia e dia delle garanzie su quella che è la filosofia, una prospettiva di gioco. Di Francesco è un allenatore molto preparato, che propone un gioco offensivo, un gioco piacevole, un impianto della Fiorentina, salvo, come dire, l'individuazione magari di qualche giocatore più adatto, può sposare di nuovo, abbandonando il sistema di gioco di Paolo Sosa, che direi ha fatto forse il suo tempo, ecco. Per cui Di Francesco è un allenatore adatto a questa piazza, è adatto come profilo, è adatto sul piano della comunicazione, direi perché no. Vediamo anche le immagini, insomma, l'esclusiva di Firenze Viola, vediamo Di Francesco uscire dalla casa, sembrerebbe la casa di Pantaleo Corvino. Leonardo? La via è la quella. B è quella, su cui non si discute. Lui è Di Francesco, quindi non so, magari è stato tutto del tutto casuale. Io passava di lì, ci credo molto poco. Io le dico, siamo in zona Coverciano? Siamo in zona, o siamo più verso il centro? No, ecco, no, perché sai, ora dal legale mi verrebbe anche da dire Di Francesco oggi era a Firenze. Coverciano, cioè, il caso quella può esserci, ecco, insomma, ecco, il caso può esserci. Ci doveva stare. Rimostravole di nuovo le immagini. No, la Fiorentina ha smentito sostenendo che in realtà Corvino non era a casa. Ecco, questa è la smentita, perché giustamente non poteva smentire nient'altro. Noi naturalmente ci crediamo, anche perché oggettivamente i modi per parlare con Di Francesco da parte di Corvino penso ce ne siano molteplici, quindi non è importante tanto il fatto che oggi abbiano meno definito, però mi pare indicativo su chi sta andando la Fiorentina. Ci sarà un valzer delle panchine, però, Marco, cioè al di là poi di chi arriverà a Firenze o meno, molto dipenderà da una sorta di domino, no? Che potrà partire.
Bah, secondo me il valzer ci potrebbe essere, come no, perché comunque sembra che a Napoli ci sia la voglia di cambiare, sembra che a Roma possano cambiare, sembra che a Torino possano cambiare, quindi secondo me se non ne parte uno, che poi il giro, quindi, il valzer non certo. C'è, però le intenzioni di cambiare da parte della stampa, perché poi parlando con le società non mi sembra che ci sia, anche Sosa è sicuro già che vada via. Sosa è già sicuro che vada via? Senz'altro. O lo dici solo no, te? Sì, no, no, quello lo dico solo io, no, senz'altro. Però intanto venire a Firenze, io credo che Sosa abbia fatto molto bene, quindi venire a Firenze in questo momento qua, con questa situazione dove si parla tanto di stadio e non si concretizza, dove si parla di squadre, la squadra secondo me non ha questo potenziale. Ora il campionato in italiano è definito, cioè o hai uno squadrone e quindi giochi per i primi quattro posti, o se no fai fatica. Comunque Sosa la Fiorentina gliel'ha già comunicato che non eserciterà la clausola. Sosa ha sorriso, ha abbracciato colui che gliel'ha detto, gli ha detto grazie. Beh, perché di base Sosa comunque sì, è un allenatore bravo ed è richiesto. Andiamo anche ad ascoltare il parere dei tifosi, il presidente del Viola Club Conversano Puglia. Tra i vari nomi accostati alla Fiorentina, quello che vi convince di più eventualmente è Eusebio Di Francesco. Premetto che io sono vicepresidente del Viola Club Conversano Puglia. L'altra volta era presidente. Anche l'altra volta ero vicepresidente, allora. Sono rimasto vicepresidente Il presidente ovviamente è pugliese. Allora lo salutiamo, magari ci sta guardando. Io sono il ministro degli esteri a Firenze, perché la mia pronuncia non è esattamente pugliese. Salutiamo il presidente del Viola Club Conversano Puglia, allora. Viola Club Conversano Puglia, fra l'altro associato al coordinamento di Viola Club. Certo. Comunque, per quello che riguarda l'allenatore, la mia idea è abbastanza semplice, nel senso che l'ipotesi è che squadra avremo l'anno prossimo, con che obiettivi partiremo l'anno prossimo. Se partiamo con l'obiettivo di far crescere i giovani, di rifare la squadra eccetera, semplice direi che è l'uomo giusto. Se partiamo con l'obiettivo di avere come obiettivo uno dei primi quattro posti e quindi facciamo una squadra, ce lo auguriamo, adeguata per... vedo degli sguardi scettici, io condivido, però insomma me lo lasci pensare che si possa anche fare una squadra con un obiettivo così ambizioso. Bene, se abbiamo una squadra con un obiettivo ambizioso e quindi giocatori di un certo livello, forse un allenatore con un po' più di esperienza di semplici e capace quindi di gestire anche uno spogliatoio un po' più complesso. È un nome che vuole che dica Sarri, Spalletti, insomma, preferisce, diciamo, mi sembrano cose allora, fuori dalla nostra portata. Vado da solo a fare ovviamente Di Francesco chiarissimo può andare bene. Ovviamente generalizzando lui, si piglia lui, generalizzando quanto un allenatore dipende da anche gli obiettivi e dalle aspettative di una società. Quanto allenatore e obiettivi vanno di pari passo. Io ho sentito dei nomi, cioè tipo Spalletti, sicuramente sono allenatori che hanno delle ambizioni, cioè delle esigenze un po' particolari, ma non perché la Fiorentina possa non farlo, io in questo non entro. Però a quel punto lì c'è da approntare delle squadre che sicuramente non sono quelle, ti possono chiedere Leonardo Semplici, lo stesso Giampaolo, che cioè, nessuno ve ne parla, però secondo me è un allenatore più che preparato. Come poi ho detto nella lista lì, probabilmente c'è il papabile, era 7-8. Nella lista non c'era Sauro Fattori. No, Sauro Fattori ne parliamo neanche, non ci penso neanche lontano un chilometro. L'allenatore più vincente della Fiorentina di Navalle. Vabbè, questo voi no. Ormai ora siamo qui, si parla, si scherza, va benissimo. Sopra però, ecco. No, si scherza. Cioè, tirando una dietro quell'altra, una dietro quell'altra. Ma infatti le mani sopra Sauro, vai, mi vedi come sto bello piantato, c'è questa tranquillità. Giulio, volevi intervenire? Sì, no. io contesto, ora io l'ho presa di punta con Luca, ma con Leonardo, con Leonardo, con Leonardo.
il fatto che si dia per scontato che ci sarà un ridimensionamento. No, quello c'è stato già. No, non c'è stato. Quando è arrivato Montella aveva fatto 6-7 giornate alla Roma, aveva allenato un anno a Catania facendo bene, è arrivato a Firenze. Gli è stato consentito di lavorare serenamente con il direttore allora, mi pare fosse Edoardo Masià. Quindi questa è la prima considerazione. La seconda considerazione, io sono del 67, sono arrivato allo stadio la prima volta nel 72 che giocava Giancarlo, portato al babbo. Non ricordo una fila di stagioni nelle quali la Fiorentina abbia partecipato, abbia guadagnato l'accesso alle coppe europee, come accade da qualche anno a questa parte. Quindi io trovo assolutamente incomprensibile questo atteggiamento preconcetto, cioè qui si sembra che la Fiorentina, che si sta strutturando come azienda, giochi alla meno e quasi quasi abbia come unico obiettivo quello di ridimensionare i costi e quindi conseguentemente le ambizioni. Il calcio va verso un'altra dimensione, il calcio va verso l'azienda. Si abbandoneranno le figure dei padroni che devono mettere mano al portafoglio, le aziende devono fare ricavi e i ricavi li fanno i diritti televisivi, con la biglietteria, col marketing, e i soldi si dovranno prendere da qui. Da questo punto di vista la Fiorentina si sta strutturando come azienda e è questo quello che vuole fare. Ecco. Per cui mi sembra un giochino, diciamo, piuttosto sterile questo qui. Leonardo, scusami, se ti ho chiamato Luca. Se posso intervenire, no. Come ho sempre detto, io sono Leonardo, ma come ho sempre detto, secondo me la società è strutturata, cioè si sta strutturando. Cioè, sì, sì, ma io infatti rispondevo a lui. Sì, infatti no, ma io sono qui un po' a confermare. Poi ognuno tira le proprie, giustamente il giornalista tira fuori le sue, però secondo me ancora le intenzioni vere è difficile poterlo sapere. Certo. Sicuramente per certi allenatori ci vogliono grandi investimenti, su questo, cioè, questo è lampante, insomma, ma questo vuol dire che la Fiorentina non possa fare grandi investimenti. Io credo, a parte che il ridimensionamento non lo dico io, e non si vede dagli allenatori che hanno scelto, perché sugli allenatori sono sempre stati bravi, io non ho nulla da dire, ma a prescindere da tutte le considerazioni che si possono fare sui bilanci sempre in passivo, con i giocatori più forti che vengano venduti e non rimpiazzati, non voglio tornare su queste cose. Dico solo due cose: che quella Fiorentina lì di Montella arrivò terza, praticamente era terza, e gli fu scippato dal Milan all'ultima giornata il terzo posto, fece la semifinale di Europa League e fece la finale Coppa Italia, quella col Napoli. Oggi la Fiorentina è ottava, staccata dalla settima, esce costantemente ai sedicesimi di finale di Europa League e in Coppa Italia un conta. E se tu mi consideri la formazione di ora con quella che dicevi te di Montella, c'è un divario incredibile. Nel 72, quando Tetto andava a vedere la Fiorentina, la seconda faceva la Coppa UEFA, sì. Ora la sesta fa l'Europa League, sì. È un po' più semplice andare in Europa e non arrivare nemmeno sesti, sì. In un campionato mediocre come quello italiano, la Fiorentina dice chi gol, c'era le sette sorelle, c'era Cagnotti, c'era Tanzi, c'era Sensi, c'era Io dico, a questo punto della stagione, quando sei a scegliere l'allenatore, andiamoci piano, vediamo, perché la squadra di Montella è stata costruita, ti ricorderai, durante l'estate, con tutti i malumori del caso perché i giocatori non arrivavano. Quando sono arrivati Gonzalo e Borca a Firenze, direi il 90% dei tifosi non sapevano neanche chi fossero, per cui vedi che le squadre e i giocatori si possono trovare con la competenza e anche magari lavorando sotto traccia. Aspettiamo Di Francesco, se dovesse essere lui, è un allenatore preparato, è un allenatore che ha ambizione, quindi viene a Firenze per fare risultati diversi, viene comunque da una realtà dove c'è una società strutturata e quindi da questo punto di vista è abituato bene. Potrebbe vediamo, aver voglia anche vediamo di perché cambiare. Io non credo al ridimensionamento, ma è una mia idea, evidentemente. Marco, volevi intervenire, però devo andare in pubblicità, riparto da te dopo.